Grande fu la delusione di quei contadini, che di ritorno dalla guerra, anziché il pezzo di terra promesso, trovarono fame e disoccupazione. Di fronte al disorientamento generale, che colpì la nostra società, in Puglia, come nel resto del paese, i partiti non riuscirono ad orientare le masse, che rappresentavano, verso grandi progetti di rinnovamento sociale. Non ci riuscì né la sinistra, che si affidava al socialismo riformistico del moderato Filippo Turati e del pugliese Gaetano Salvemini, né quella operaia radicale guidata a Torino da Antonio Gramsci e in Puglia da Giuseppe Di Vittorio, né la destra storica preoccupata solo di tutelare interessi consolidati nel tempo, e neppure il nuovo Partito dei Cattolici, collocato al centro dello schieramento politico, ancora alla ricerca di una propria identità culturale, frenata dalle remore della gerarchia ecclesiastica. Non deve stupire quindi che, di fronte a questo vuoto, alla fine, sul paese si sia imposto il partito dei fasci, che si presentava agli italiani delusi come il partito dell'ordine e della rinascita morale, sociale ma anche economica.